scusate se mi sono messo la mente, ho cercato almeno in questo di essere un consiglio a Monsignor Romero. Ma abbiamo ascoltato la parola di Dio, fatto leggere questa parola perché non siamo noi i padroni della parola, siamo gli ascoltatori servi della parola. Ma questa parola, dicevo, è proprio quanto mai andata a farci pensare che la storia del mondo è un cammino tra l'amore, perché Dio è amore e quando ha creato il mondo ha pensato a portare l'amore sulla terra. Gesù Cristo è il primo esempio di ogni creatura. Ha pensato a Gesù Cristo come testimone, portatore d'amore e ha pensato a tutti noi. Quando ha creato il mondo c'erano tanti altri mondi, con tanta altra gente bastava che non si conoscesse il papà e la mamma. No. E Gesù Cristo è il primogenito di tutti coloro che risorgono nei morti. Ha pensato di fare il mondo con Gesù Cristo risorto e con loro risorto, con tutti gli uomini risorto. Ma per risorgere Gesù tutto nasce e quindi prendere la nostra umanità chiusa dal peccato. Il peccato è chiudersi. Chiudersi agli altri e chiudersi a Dio. Chiudersi a Dio e agli altri. Con coraggio.